menti chiuse e premute. Vi diranno che la santa... Attivi in zona. Qui c'è un arco. Là, di fianco alla torretta. Vedo un secondo bersaglio. Roger, raggiungo la posizione, torretta. Mi serve una posizione migliore. Bersaglio acquisito. Pronto al fuoco. Nemico a terra. Abbiamo sollevato un vespaio. Questo è il garage. Fate un cenno se vedete l'auto di Polito. Roger. Attivo il drone. Ingaggio. Che cazzo? Altri stronzi. Granata! Bersaglio a terra! Bersaglio abbattuto. Sotto il livello dell'acqua. Sì, papà Seto. Abbiamo fatto un bel casino. Costruito un vero e proprio sottomarino.
siete invisibili ai radar e ai satelliti. È un prototipo, ma tra qualche settimana avremo dei sottomarini pronti a esportare il nostro prodotto in Messico. Eccola, vedo l'auto di Polito. È una macchina costosa e c'è anche un preservativo nel cruscotto. Anzi, due preservativi. Senza dubbio è la macchina di Yuri e Polito. Anche con i preservativi di serie è pur sempre una gran macchina. Non l'ho mai capito lo sfarzo dei Narcos. Ti compri una macchina costosa, ci metti i cerchi cromati e poi la guidi nelle stesse cittadine polverose di prima. Di che è il tuo sogno possedere un'auto del genere? Macchina di lusso, abito elegante, solita strada, che senso ha? Aria condizionata. Ok, ora tocca a Bowman e all'ISA. Controlleranno il GPS dell'auto per capire dove possono nascondersi Yuri e Polito.